500.000 lavoratori trattati come schiavi nei nostri campi. I braccianti agricoli non in regola guadagnano 3 euro l'ora, meno della metà di quanto è previsto dalla legge. Uomini nelle mani dei caporali, a bordo di furgoncini sovraffollati e malmessi che trasportano i migranti nei campi a raccogliere gli ortaggi per pochi euro a cassetta. Tu adesso stai a Foggia? Sì. Non hai mai avuto permesso di soggiorno? No. Lavori in campagna? Sì. Ok. E oggi non lavori? Che stai facendo, pomodoro? Fino a novembre puoi stare qua, ok, perché poi fai le ulive. A molti tuoi amici della Costa d'Avorio non stanno più dando i motivi umanitari. Lo sportello delle avvocati di strada è fisso qui in stazione a Foggia e ogni lunedì dal 2005 apriamo come legali all'orientamento legale, all'assistenza e alla consulenza dei senza fissa dimora, sia italiani che stranieri. Durante la campagna del pomodoro ci spostiamo in alcuni di quelli che si chiamano i ghetti. Montiamo un banchetto chiedendo alle persone che popolano questi ghetti, che sono qualcosa di molto simile a gironi infernali, se hanno bisogno della nostra consulenza per documenti o, chi lo vuole, per denunciare situazioni di sfruttamento di caporalato. Quando vengono nel nostro sportello e ci denunciano a voce situazioni di caporalato, noi possiamo fare ben poco, se non nella misura in cui loro mettono nero su bianco questa denuncia. Hanno una paura tremenda, perché loro ci dicono: se io denuncio non mi fanno più lavorare e quindi preferisco rimanere sfruttato ma avere 2 soldi per campare e 2 soldi evidentemente da mandare a casa.